professoressa Pozzo. Adesso do la parola alla professoressa Apparella Guida, che è la coordinatrice del corso di laurea in architettura. Grazie, allora io intanto porto le scuse del sindaco di Bernarda che mi ha appena chiamato e non potrà essere qui. Da bernardese lo posso fare, sono altrettanto orgogliosa che oggi un pezzo di Bernarda sta nella mia università e come ho scritto sul catalogo una serie di coincidenze hanno portato a questa giornata, perché Salvatore, come dirò, lo conoscevo da tanto tempo, però poi a un certo punto ci siamo incrociati operativamente per quella edizione di matematica per Corno di Freddi, dove in quel momento io rappresentavo l'Università Basilicata ma come coordinatrice di architettura, e per quella storia, per quella formazione per i nostri studenti, che è quella proprio che parte dall'arte, dalla matematica, dalla creatività, ci siamo rincontrati. E poi per la mia nota voglia sempre di competizione, dopo che ho saputo che le opere erano al Politecnico di Bari, ho detto non siamo che noi non dobbiamo essere di Milano, ho detto non possiamo essere noi da meno, soprattutto perché è la storia nostra, è la storia della nostra terra, è la rappresentanza di quella lucanità che Salvatore rappresenta, seppur pugliese, ma perché noi siamo comunque levantini di animo pugliese, per cui a maggior ragione siamo legati a doppio filo. Io ho iniziato l'intervento sul catalogo con una frase di Paul Klee, l'architetto artista, che dice proprio: l'artista è un uomo e come tale è natura e parte della natura nell'ambito della natura stessa. E qui di natura stiamo parlando, perché proprio guardando la poetica nell'arte del maestro Sebaste, proprio si torna alla natura, quindi quella natura che oggi forgia la materia in queste opere, come tutta la tua produzione artistica, fatta di piccole cose, piccoli oggetti quotidiani, e questa materia non è altro quel che è la costruzione, la nostra amata costruzione, dove l'architettura di pietra, per esempio, dei nostri sassi, alla base anche di tanti, no, tante nostre ricerche, la formazione dei nostri studenti, è quella materia che è la base dei nostri saperi, della nostra cultura. E questa esposizione è ancora un'occasione, oltremodo importante per me, proprio in questa sede, oltre ovviamente un dono per tutta l'università, proprio perché in questa osservazione, sperimentazione quotidiana, Salvatore ha continuato a creare, a realizzare, ad essere apprezzato e lasciare un messaggio a tutti, qui lo lascerà ai nostri studenti, ai nostri ospiti, ma continua a lasciarlo tutti i giorni sulle sue opere. E alla fine di quella piccola relazione che io ho scritto anche sul catalogo, la coincidenza di cui parlavo all'inizio era proprio quella che ritornavo in questa sede, in questo ruolo di coordinatore del corso di studi di architettura, a quei giorni in cui io, giovine fanciulla di terza elementare di scuola media, mi ritrovavo con un folle docente che era venuto a Bernarda per amore, e grazie a gran parte delle sue opere sono da riconoscere alla sua amata moglie Yolanda Carella, la cui sorella è stata anche mia maestra elementare, quindi le coincidenze si susseguono e si creano, ma soprattutto quella creatività che alle scuole medie noi tutti ragazzini, perché non ci ha insegnato, io non so forse la geometria descrittiva, perché poi non ce l'hanno insegnata, però ci ha insegnato a mettere le mani in quella materia, in quella costruzione, ci facevi prendere gli oggetti da casa e ce li facevi attaccare sul foglio, era una follia in quel momento per noi, però oggi sono la mia natura di architetto, la mia natura di ricercatrice nell'ambito dell'architettura e appassionato di quella che è arte ed è costruzione ed è realtà di queste cose, che tu mi hai insegnato e che oggi ringrazio, perché tutti la possono apprezzare, e i miei studenti, i miei dottorandi, i miei ricercatori, come tutti i colleghi, potranno godersene ogni giorno. Siamo orgogliosi di questo tuo regalo e ti ringraziamo ancora. Anche per Corvino, grazie, tanto affetto, tanta amicizia.
ammirazione, tanto orgoglio che vogliamo sentire. Sì, devo dire che l'ingegner Corvino, che invece è anche quello che ha steso i testi poi nel dettaglio, nell'origine di quelle che sono le costruzioni, anche se la mia collega Quoz è stata molto precisa, molto attenta nel descrivere l'opera di Sebaste, Corvino avrebbe forse spiegato quello che poi c'è dentro proprio le opere, però purtroppo mi dicono che anche lui ha avuto dei problemi di famiglia, gravi problemi di famiglia, salute di familiare, quindi non può essere qua. Anche l'architetto Canestrini ci ha comunicato che non è potuto poi, non ha potuto integrarsi, quindi non ci può raggiungere. Salvatore. Grazie Antonella, diamo la parola a